una nuova puntata insieme, nuovamente con Facciamo Finta Che, il ritorno di un amico Massimo Barbetta. Come stai? Bene, grazie. Grazie dell'invito, come al solito, sei gentilissimo. A me fa piacere perché tu accettasti anche l'invito, forse dalla seconda, terza puntata che feci, quindi sono 2 anni e mezzo e l'entusiasmo è sempre lo stesso, da quando avevamo 0 iscritti a quando avevamo 10, 100 ad oggi. Quindi veramente grazie di cuore per esserci sempre. L'argomento in qualche modo sta tornando. Noi stessi negli ultimi giorni abbiamo fatto anche molto parlare un po' di Egizi, del mondo dell'Egitto. E visto che è un argomento che è anche un po' una chiave per entrare nell'interesse consciamente o inconsciamente di molti, perché io vedo quando scoprono di cosa ci occupiamo, molti dicono: "Ah, ma io sono affascinato dall'Egitto, guarda il mio tatuaggio." E di solito hanno, per esempio, dei simboli, un qualcosa da cui vengono attratti, pur facendo percorsi diversi, pur non avendo mai studiato, essersi interessati nello specifico del mondo degli Egizi. Ragion per cui nasce l'idea della puntata di oggi, in cui andiamo a sviscerare, andiamo a raccontare degli elementi e delle simbologie che tutti almeno una volta hanno visto e oggi l'andiamo a fare in maniera accademica. Massimo ci racconta esattamente la sua versione, traducendo un po' alla biglino. Oggi si traduce e basta, giusto, Massimo? Certo. Diciamo che tra i vari simboli dell'antico Egitto sicuramente l'occhio di Ra riscuote e ha riscosso e continua a riscuotere grandissimo successo, perché è bello da vedersi, perché ha dei valori di simmetria e di rappresentazioni grafiche molto interessanti. Ripropone in modo arricchito quello che era il modo di truccarsi che avevano gli antichi Egizi, che come tante altre loro manifestazioni riproducevano delle manifestazioni tipiche della divinità a cui loro si ispiravano, e vedremo a un certo punto anche come loro raffiguravano se stessi truccandosi gli occhi in un certo modo per imitare gli occhi degli dei, tra cui appunto l'occhio di Ra sicuramente era una rappresentazione estremamente interessante. Noi ne abbiamo trovato una serie di esemplari in tutte le tombe in cui veniva gestito come una specie di amuleto, quindi non soltanto per l'aspetto iconografico esterno, ma proprio per le funzioni, perché aveva proprio una funzione, diciamo, quasi oltre l'amuleto, quasi come fosse un talismano, un portafortuna, e su dell'occhio di Horus o occhio di Ra, e adesso andremo a vedere la differenza, perché diciamo a un pubblico non molto esperto, le due immagini sembrano quasi sovrapponibili, con un vago, diciamo, sembianza di un alone di simmetria reciproca. Per cui uno dice: ma questo cos'è? L'occhio di Horus? Alcuni dicono: è l'occhio di Ra. E in realtà possono essere valide tutte e due, dipende se sono occhio destro o occhio sinistro. Alcuni non colgono questa differenziazione particolare, che però per gli egizi si vede era molto importante, perché aveva delle valenze che poi hanno dato, diciamo, l'impulso a una valorizzazione su tutta un'attribuzione a un qualche cosa di positivo, evocativo positivo, direi quasi una magia bianca positiva, riferito all'occhio destro, riferito alla parte destra, e invece un'atmosfera negativa, criptata, non necessariamente brutta, ma sicuramente diversa dalla prima, che è l'occhio sinistro. Noi pensiamo, per esempio, che nel linguaggio comune il termine destro ha di per se stesso, soprattutto nel mondo anglosassone, ma non solo, un'immagine di positività. Noi pensiamo, per esempio, alla dizione it's all right, cioè è tutto destro, teoricamente è una definizione del mondo anglosassone per dire che va tutto bene. Noi, per esempio, invece, quando abbiamo un incidente nel gergo assicurativo, viene detto, in generale anche, hai avuto un sinistro. Quindi il sinistro è abbinato a qualche cosa di non molto positivo, o addirittura anche un aspetto estetico non positivo, perché dice: guarda, se leggessimo qualche romanzo di Appendice, potremmo dire: guarda, ha un aspetto sinistro, cioè un aspetto brutto che incute timore, che incute soggezione. Quindi, in generale, la differenziazione tra un destro positivo e un sinistro negativo era molto radicata, e probabilmente in base a una lettura tarda, non in origine che era così per gli antichi egizi, perché loro non vedevano necessariamente degli aspetti così positivi nella parte destra e così negativi nella parte sinistra,
ma nel prosieguo degli anni, da quando si è passati prima dall'antico regno al medio regno, al nuovo regno, al periodo tolemaico, all'età gnostica, alessandrina, è chiaro che l'aspetto del sinistro è diventato sempre più concretamente una cosa negativa a favore invece di quella del destro, che è stata molto ampliata in senso positivo. Noi abbiamo visto che l'occhio di Ra, in questo caso l'occhio destro, e l'occhio di Horus, cioè l'occhio sinistro, hanno una raffigurazione caratteristica che possiamo vedere se il regista ce la mette in onda. C'è una raffigurazione tipica in cui viene, diciamo, mostrato la parte. Ecco, la parte superiore, c'è cioè un rinforzo del sopracciglio, anche questo molto lungo e molto prolungato verso la zona della tempia. Questo vediamo che sarà un leitmotiv molto, molto evidente, che confermerà anche il modo in cui gli Egizi, soprattutto delle classi alte per molto tempo e poi esteso anche alla media borghesia in tempi tardi, avevano questa manifestazione di voler imitare la divinità. Tant'è vero che poi va fatto con una linea di trucco nero, come vediamo in questo caso, il rinforzo del bordo ciliare superiore, il rinforzo del bordo ciliare inferiore e anche qui un prolungamento della zona della commessura dove l'occhio si chiude, anche questa verso la tempia. E lo vedremo, questo diventa una caratteristica molto molto fissata di tutte le raffigurazioni che vediamo nell'Antico Egitto, non soltanto, non principalmente delle donne, ma anche esteso agli uomini, cosa che, perché noi vediamo che anche nell'Antico Egitto non si truccavano solo le donne, ma anche gli uomini, sempre per, ripeto, questa magia o questa rievocazione di una somiglianza con la divinità. Poi abbiamo queste due protrusioni all'esterno, una che viene giù verticale con una piccola protrusione verso destra, perché questo è un occhio destro, e un prolungamento con una specie di sbuffo che va in questa direzione verso appunto la parte inferiore temporale dell'occhio stesso. Le motivazioni di questi due sbuffi, diciamo uno verticale e uno obliquo, non sono del tutto chiare. Diciamo che questo differenzia le raffigurazioni dell'occhio di Ra, dell'occhio di Horus tra gli dèi e la divinità, perché in generale gli dèi, e quindi in questo caso sia Ra che Horus, ce l'avevano questi sbuffi laterali, gli umani invece quando si facevano raffigurare no, sembra che fossero una prerogativa principalmente appunto degli dèi. Abbiamo visto che aveva queste caratteristiche e questo aspetto, ma una correlazione, e qui andiamo già sull'importanza dell'occhio di Ra e dell'occhio di Horus, perché avevano un potere, come dicevo prima, di talismano, cioè di protezione, di integrità, di salvaguardia della salute e del benessere generale della persona a scopo benaugurante. Quindi, come dire, l'insieme del mio corpo sta bene e quindi l'amuleto dell'occhio di Ra o dell'occhio di Horus contribuisce a cogliere la totalità dell'essenza in questo caso. Noi vediamo che se facciamo la diapositiva numero 3, se ci mette in onda il regista, noi vediamo che i geroglifici usati per indicare le frazioni, quindi noi sappiamo che gli Egizi avevano un forte interesse per la matematica, per, diciamo, i conti in generale, erisi, direi quasi maniacali nell'annotare computeristicamente quello che veniva fatto nella loro vita quotidiana, commerciale, amministrativa, e quindi avevano bisogno anche delle frazioni. Ebbene, noi vediamo che in questa diapositiva i geroglifici usati per indicare le frazioni sono esattamente tutti quelli che compaiono nelle raffigurazioni appunto dell'occhio. In questo caso è sempre un occhio destro, quindi un occhio di Ra, poi vedremo meglio la differenziazione. Quindi vediamo che la linea del sopracciglio superiore vale un ottavo, la parte della congiuntiva del bianco dell'occhio posto verso il naso vale un mezzo, la pupilla vale un quarto, la manifestazione della congiuntiva verso la tempia vale un sedicesimo, diciamo, lo sbuffetto verticale vale un 64esimo e lo sbuffetto obliquo col ghirigoro vale un 32esimo.
Da notare che se li mettiamo insieme tutti questi simboli otteniamo il valore, diciamo, matematico di 63/64, cioè manca solo un punto per fare l'unità. Quindi, come dire che l'unità, se è una manifestazione della divinità, l'occhio si avvicina quasi numericamente a cogliere la totalità, appunto, dell'unità e della persona stessa. Se noi passiamo alla diapositiva 4, vediamo che questo comunque non è la sola cosa, c'erano anche altre simbologie in questo senso estremamente precise, perché quello che erano anche una correlazione a riprova del fatto che l'occhio non era solo come per gli antichi lo specchio dell'anima, ma era proprio una chiave, e qui troveremo poi, anche se avremo tempo, di parlare del simbolismo della chiave di vita, cioè della, anche in generale. Era una chiave per poter partecipare, permearsi dell'entità del tutto il corpo, perché noi vediamo che, come vediamo a destra, ci sono tutti questi simboli geroglifici separati che messi insieme concorrono a formare l'occhio, hanno delle correlazioni con i cinque sensi. E voi direte, i termini sono inglesi, ma adesso ve li traduco, a parte che chi è, se ha un'infarinatura di inglese già le riconosce. E se ne aggiunge un sesto. Un sesto è l'integrazione cerebrale psicologica che mette in coordinamento e in sinergia la percezione dei cinque sensi. Perché è chiaro che noi abbiamo una partecipazione, in termine medico si chiama la percezione dei sensi in quanto tale protopatica, cioè che ha una valorizzazione su quella che è la percezione di quello che si vede. Poi viene fatta un'analisi che viene definita in termine fisiologico epicritica, che effettua il cervello, cioè il cervello lavora per paragoni, lavora per consuetudini e di rapporto e quindi vede se la percezione di un certo tipo di immagine o un certo tipo di suono, un certo tipo di odore, un certo tipo di gusto deve essere catalogata come un'esperienza positiva o un'esperienza negativa. Quindi noi vediamo che dal basso il geroglifico, la parte interna dell'occhio, ha il corrispondente dell'odorato, quella che corrisponde a un mezzo, un quarto dove guarda caso corrisponde alla pupilla e guarda caso per piena efficienza è la vista. La linea superiore che corrisponde alla parte del sopracciglio, che quindi è più vicina, tra l'altro lì sopra c'è il lobo frontale in stretta vicinanza, che è quello dei pensieri, della razionalità, del ragionamento, quindi vediamo anche una piena correlazione, non so quanto voluta, ma sicuramente dal punto di vista fisiologico importantissima, quella che si chiama un ottavo, dove c'è scritto thought, cioè pensiero, vuol dire la raffigurazione e l'integrazione di quello che si vede con l'esperienza cerebrale, che cataloga un'immagine come positiva oppure negativa. Quella che è riferita all'un sedicesimo significa l'udito, quella che è riferita a un trentaduesimo significa il gusto e quella riferita a un sessantaquattresimo si riferisce al tatto. Quindi noi vediamo i cinque sensi e la loro integrazione, guarda caso ristabiliti e sinergizzati all'interno del simbolismo dell'occhio. E già questo ci fa capire quanto fosse importante questa situazione per gli egizi, in cui l'occhio era veramente la centrale operativa di tutto. E noi vedremo anche dal punto di vista linguistico come gli egizi raffiguravano un occhio dal punto di vista logistico-grammaticale, perché ci sarà appunto una diapositiva che farà vedere un verbo che è assolutamente importantissimo per tutte le azioni dell'operare, dell'agire, gli egizi lo rappresentavano con appunto l'occhio. Quindi vediamo l'assoluta centralità di questo simbolo. Se passiamo alla diapositiva 5, noi vediamo l'accostamento tra quelli che sono le raffigurazioni dell'occhio destro, l'occhio destro riferito a Ra, e l'occhio sinistro invece riferito a Horus. Noi vediamo appunto che in tutti e due i casi hanno una sembianza con testa di falco e un corpo di uomo, non da notare che hanno in mano uno scettro e nella mano sinistra e nella mano destra hanno là anche la chiave della vita tenuta per l'occhiello e questo giustifica pienamente le raffigurazioni della loro divinità. Da notare che noi sappiamo, ed effettivamente è sempre stato così, che il dio Ra è riferito al sole.
riferito alla luce, riferito alla luminosità e a tutte le caratteristiche connesse positive, connesse col nostro Sole. Mentre invece la figura di Horus, in questo caso, è abbinato, quindi l'occhio sinistro, noi vediamo che non ha lo sferoide rosso sulla testa, quindi non ha logicamente il simbolo solare, ha diciamo, le corone di incoronazione, in quanto il dio Horus è il progenitore di tutti i faraoni che hanno governato la terra dell'Egitto, ed è un'immagine lunare. Da notare che questa è una piccola elaborazione, perché in realtà il dio lunare per eccellenza sarebbe Osiride, però in questo caso è stato fatto, quando hanno creato questi diciamo, miti, un'ulteriore evoluzione storica, perché in origine noi sappiamo che il dio Osiride era un dio vivo che ha subito un, diciamo, proditorio attacco da parte dello zio Set, che si è appropriato insieme a dei congiurati e con una serie di peripezie che non andiamo a vedere. E è stato imprigionato ed è morto. La dea Iside ha provato in tutti i modi e ci è parzialmente riuscita a risuscitarlo, poi però Set ha fatto di nuovo delle altre manovre, per cui alla fine è successo che è riuscito Iside a restare incinta di Horus e Horus ha raccolto l'eredità di Osiride. Quindi quello che in una, diciamo, anteposizione sarebbe tra il dio del sole Ra e il dio delle tenebre, Osiride, dio del buio e quindi in generale anche della luna, la controparte, diciamo, non solare di Ra, da Osiride è passato a Horus in una certa epoca. E quindi a quel punto lì noi abbiamo l'anteposizione tra destro luce e sinistro luna o sole e quindi tenebra. Ora, una tradizione tardiva che noi abbiamo, ecco, questa che ha messo il regista è una bella immagine perché in miti tardi, l'occhio di Horus, cioè quello sinistro in questo caso che noi vediamo sul lato destro, ha la pupilla bianca. La pupilla bianca perché in questi miti tardivi viene fuori che l'occhio di Horus è cieco, perché essendo la luce una prerogativa di Ra, il fatto che si è al buio e che quindi la pupilla in questo caso sia una manifestazione della non visione, della non capacità di vedere, quindi del buio, viene raffigurata appunto come qualcosa che è non vedente. Quindi è una percezione riferito ai miti della notte, ai miti del buio, certi valori esoterici che, ripeto, per gli egizi non erano necessariamente troppo bella la luce, troppo brutto il buio. Erano, come giusto che siano, due parti complementari del giorno e della notte, che loro vedevano in maniera omogenea con rispetto di una e rispetto dell'altro. Invece certe tradizioni tarde, sia a livello gnostico, ellenistico e poi anche dopo, fino ad arrivare molto a certe valorizzazioni della Chiesa che ha, diciamo, stigmatizzato certi atteggiamenti contro la negromanzia, contro il buio come espressione di maghi, di eresia, di streghe, e si è avuto una, diciamo, quello che ha portato nel linguaggio comune, una ipervalorizzazione della luce, una ipernegativizzazione del buio, quando in realtà per gli egizi questo non sussisteva, cioè c'era una piena e corretta, perché è chiaro che noi a livello equinoziale, che cioè quando praticamente la durata del giorno equivale a quella della notte, noi abbiamo il giorno che è valido come la notte. Di giorno noi per il nostro metabolismo fisiologico lavoriamo e siamo svegli, di notte, approfittando del buio, che quindi limita un po' le attività nostre abbinate alla luce, riposiamo. E quindi è chiaro che tendiamo sempre a privilegiare la luce, ma ripeto, il giorno ci deve essere come ci deve essere la notte. Quindi è un qualche cosa che, diciamo, si è perso, si è cambiato nel corso dei secoli o addirittura dei millenni. Ma come dicevo prima, se passiamo alla diapositiva 8 e vediamo magari in correlazione alla 9 e alla 10, noi vediamo delle raffigurazioni di principesse amarniane. Questa è una testa di una principessa amarniana. Noi sappiamo che cos'è la principessa amarniana. Noi sappiamo che il faraone Amenofi IV si è reso responsabile di un scisma, diciamo, religioso che ha portato a un, diciamo, ridimensionamento sempre più concreto ed evidente del culto di Amun,
di Ammone, di Amen, a favore del dio Aton, il dio del disco, che poi si tratta di vedere cosa c'è, la problematica questione appunto di Aton. E le raffigurazioni, diciamo, sia a livello pittoriche che a livello tridimensionali, come le sculture, nel periodo Amarniano sono diventate, quando appunto si chiama Amarniano perché il re Akhenaton, cioè lo spirito di Aton, che come lui si era ribattezzato, essendo lui in origine il suo nome di nascita era Amenofi IV, ha creato una nuova capitale, ricostruita molto velocemente, si chiamava appunto sulla collina di Tell el Amarna, per cui questo periodo storico viene chiamato appunto Amarniano. E in questo senso aveva creato una, diciamo, stile di raffigurazione molto più naturale di quella che era la raffigurazione tipica del periodo, diciamo, precedente e successivo. Addirittura forse con un'accentuazione di certi aspetti quasi un po' caricaturali del re stesso. Invece, in questo caso, noi abbiamo raffigurazioni di questo busto, di questa testa, di questa principessa, che ha appunto la classica manifestazione, qui sono stati scritti fiume d'inchiostro, con un aspetto dolicocefalo, cioè con la testa molto allungata all'indietro. Ebbene, se noi vediamo, però in questo caso non prendiamo in considerazione il cranio, cioè la parte occipitale dolicocefalo allungata all'indietro, ci concentriamo sugli occhi, perché gli occhi hanno un aspetto un po' strano. Hanno una, diciamo, espansione della parte temporale verso la tempia in questo punto molto più accentuata, molto più grande del solito. Tant'è vero che è come se in queste raffigurazioni la parte terminale dell'occhio non finisse dove io sto facendo il segno, ma finisse perlomeno 2-3 cm verso la tempia. E questa cosa in natura non esiste, perché è evidente che noi non siamo fatti per avere un alloggiamento orbitario troppo grande e soprattutto per avere una commessura temporale, cioè dove le due palpebre vanno a chiudersi, così prolungata verso l'esterno. Ma questa è solo una raffigurazione tridimensionale molto rilevante, molto importante, che spiega pienamente, secondo me, quelle che sono invece le raffigurazioni di come gli egizi si truccavano gli occhi, che è quello che abbiamo visto nelle prime due diapositive, quando viene creata una linea intenzionale dalla commessura, cioè da come si stringe la palpebra sul versante temporale, e la prolungano in direzione dell'orecchio, con una linea unica. Questa cosa, che è stata interpretata da alcuni come una delle tante stranezze delle raffigurazioni egizie, è probabile che avesse invece un ruolo importante di raffigurazioni imitative, esatto, di quello che era invece l'aspetto degli dei, dei Neceru, di Ra. Quindi, evidentemente, noi sappiamo dalla Bibbia che viene detto più volte che gli Adam avevano un aspetto ispirato, demut, dice il termine ebraico, a immagine e somiglianza degli dèi. È chiaro che qualche variazione poteva esserci, e ne vedremo anche qualcun'altra di queste variazioni possibili rispetto agli dèi. Quindi è verosimile in questa chiave di lettura che gli dèi, per quanto molto simili agli umani, quando li avessero visti gli egizi molti, molti centinaia, se non migliaia di anni prima, avessero degli occhi grandi o quantomeno allungati verso la tempia, e che quindi gli egizi stessi, quando si facevano raffigurare nelle tombe, in attività rituali, nelle loro pratiche, diciamo, della vita di tutti i giorni, in questa, diciamo, magia imitativa di replicazione dell'aspetto degli dèi, prolungassero innanzitutto il confine del bordo delle ciglia, come fanno ancora adesso le donne per accentuare e sembrare più carine, esteticamente più piacevoli, ma in ogni caso prolungassero la linea della commessura temporale verso l'esterno. E guarda caso, in queste immagini noi vediamo appunto che questo, nelle raffigurazioni della principessa Amarniane, è molto evidente. Quindi non solo occhi più grandi del normale, ma che avevano una chiusura sulla commessura temporale più lontana dagli umani. Questo
Quindi, in questo senso, è un'ipotesi di lavoro molto interessante in questo ambito. Un'altra raffigurazione che poi avremo modo di vedere è. Sì, dimmi. Perché, visto che ormai siamo molto seguiti anche dagli amici, fra virgolette, del CICAP, e allora il prossimo inciso è per loro. Quando si parla di crani dolicocefali, fra l'altro anche con la tendenza a imitarli in tutto e per tutto, se c'è da dividere il discorso in due, in quelli dolicocefali naturali, e lo si riconosce anche dal tipo di cranio, e sono comunque relativamente pochi di quelli che poi vengono trovati e non vengono distrutti, e poi quelli che lo sono artificialmente, perché nell'ossessione, in qualche modo, nel bisogno, e poi capiremo perché, di imitarli in tutto e per tutto, in molte culture fasciavano i crani dei più piccoli, dei neonati, spesso portandoli alla morte, però in quel senso si vede che è artificiale. Il fatto di averlo allungato quel cranio. Quindi anche qui, Esatto. poi qualcuno dicesse: ma perché fasciavano i neonati? No, sono due cose totalmente diverse. E con la scienza, quella vera, non quella che usano loro con l'H, lo si percepisce benissimo guardando come sono fatte proprio le placche del cranio e dove hanno Sì. i segni delle giunture. Anche perché questa cosa, bravissimo Gianluca, che hai sottolineato questo aspetto, noi pensiamo ai crani di Paracas in generale, ad altre tribù del Mesoamerica o anche dell'Africa, in cui giustamente si differenzia tra quello che era un aspetto naturale e un aspetto con delle tavolette legate o delle fasciature, in cui fin da bambini, approfittando della diciamo morbidità, tra virgolette, della lamine ossee diciamo, del lobo occipitale, del lobo parietale verso l'occipite, del lobo temporale, si poteva modificare questa cosa e renderla diversa. È chiaro che quando sento dire era per uno scopo di abbellimento, mi viene un po' da sorridere perché se il senso estetico che noi abbiamo e che presumibilmente avevano anche nell'antichità, quello non è un abbellimento, quello dal punto di vista estetico è, scusate la francesismo, è un pugno nell'occhio, cioè una persona che ha un assetto normale viene deformato nel cranio in quel modo per renderla più bella, più attraente. No. Era perché c'era uno scopo preciso che evidentemente doveva renderli simili agli dèi. E guarda caso, questo si ribadisce anche sull'aspetto degli arti, le gambe, come camminavano, come si muovevano e delle braccia. Delle braccia e della lunghezza delle braccia, perché questa è un'altra cosa tipica che compaia nelle raffigurazioni egizie, è un qualche cosa che non in maniera così eclatante, ma ne vedremo poi eventualmente qualche esempio, le braccia degli egizi quando si facevano rappresentare, e ne abbiamo visto tracce in alcune mummie che abbiamo trovato, non ultima quella di Tutankhamon, le braccia degli antichi egizi, ancora in tempi, diciamo, del Nuovo Regno, erano un po' più lunghe delle nostre, cioè arrivavano almeno 3-4 dita più in basso, quasi all'altezza del ginocchio, da cui noi, se ci mettiamo in piedi con le mani lungo i fianchi, arriviamo circa a metà coscia. Loro invece si facevano raffigurare con delle braccia molto più lunghe. E questa raffigurazione delle braccia più lunghe è un qualche cosa che ha delle ripercussioni anche in certi aspetti dei miti, non tanto degli ebrei, ma anche del mondo degli Hindù, dove certune divinità degli asi o dei Deva venivano raffigurati appunto con delle braccia più lunghe del normale. Questo non vuol dire in questo caso necessariamente che fosse una magia o una riproduzione, cioè che avessero letteralmente le braccia più lunghe, di poco ma un po' più lunghe. Però sicuramente se noi abbiamo avuto la possibilità di verificare come è successo la misura delle braccia della mummia di Tutankhamon, noi notiamo un 3-4 centimetri, forse 5, più lunghe di un soggetto di ben proporzionato in certe caratteristiche. Quindi anche qui vediamo un possibile richiamo su effetti fisionomici un po' strani, un po' diversi, di cui l'ipotesi extraterrestre è una delle tante, non è l'unica, ma secondo me può essere presa in considerazione. Se chiudiamo il discorso
sull'occhio di Ra in generale, quindi noi vediamo che, come ho detto prima, le manifestazioni dell'occhio destro tutto positivo e dell'occhio sinistro tutto negativo, per gli antichi egizi facevano parte di un tutt'uno. Perché se noi vediamo la diapositiva 11, se prego il regista di mettercela in visione, noi vediamo che l'attività più importante della operatività della lingua egizia, che usa il verbo ir, in questo caso che ha la foglia di palma iniziale, ma molto spesso viene usato solo il simbolo dell'occhio, ha tutte le funzioni connesse, noi vediamo con l'inglese to make, to do, to create, to form, to fashion, to beget, to product, cioè fare, costruire, creare, dare forma, plasmare, essere fatto, creare. Quindi in sostanza tutto ciò che veniva creato nell'antico Egitto dalla semplice proposizione di fare qualche cosa alla sua concreta realizzazione, usava il verbo ir, che ha il suo simbolo con un occhio, cioè l'occhio crea, l'occhio produce. Quindi un'esima dimostrazione di quando uno si vuol fare il tatuaggio dell'occhio di Ra o dell'occhio di Horus, Ra destro e Horus sinistro, è un qualche cosa che ha anche delle valenze, non solo abbiamo detto di talismano, ma di creatività, di produrre, quasi producesse un nuovo se stesso, una nuova forma di se stessa. Tant'è vero che se noi vediamo un mito che è estrinsecato dalle diapositive numero 12 e numero 13, che se il regista ci fa vedere, noi vediamo che i simboli che sono connessi con queste parole che hanno, come vediamo, raffigurazioni connesse con l'occhio, troviamo un gioco di parole perché per gli egizi i giochi di parole che avevano sempre come radice l'occhio erano estremamente importanti, i giochi di parole in generale gli piacevano molto. Noi vediamo questa parola che è remit, che vuol dire lacrime. E questa parola, se noi gli togliamo uno dei simboli geroglifici che la formano, andiamo alla diapositiva 13, che in questo caso ci fa vedere Remt, che è la stessa parola di prima, cambia solo un simbolo, che vuol dire uomo, umanità. E questa, diciamo, bivalenza tra lacrime e umanità potrebbe sembrare un mero effetto linguistico di una qualche correlazione strana, ma si riferisce della serie come il linguaggio dei geroglifici si sposa e si appoggia molto bene con quelle che sono le leggende, a una leggenda connessa al dio Ra. Il dio Ra era successo in un periodo che era, diciamo, in carica da non relativamente troppo tempo e manda i suoi figli Shu e Tefnut, il dio Shu ha un'importanza, io lo dico ogni volta, pazzesca, un qualche cosa che ha dei valori di concetti di astrofisica, di fisica, assolutamente impensabili ed è relativamente misconosciuto per le incredibili sue proprietà. Manda, dice la leggenda, Shu e Tefnut a fare una missione di esplorazione all'interno dello spazio profondo dell'universo. E logicamente, siccome l'universo è grande, passa un bel po' di tempo e i suoi figli, Shu e Tefnut, non ritornano. E allora a quel punto lì lui comincia a preoccuparsi, comincia a dispiacersi. E allora cosa succede? Manda in una missione di esplorazione e di ricerca il suo occhio, l'occhio di Ra, che logicamente cerca di esplorare l'universo, quasi fosse una specie di sonda, quindi anche qui qualcosa dove la leggenda si interfaccia con un qualche cosa di misterioso, forse da risvolti tecnologici. E l'occhio di Ra, cioè, prova ad andare in giro, fatto sta che comunque non riesce a trovare. E a un certo punto Shu e Tefnut, quando hanno finito il loro viaggio, tornano da un'altra parte e tornano a casa. E però il momento in cui Ra crede di aver perso i suoi figli, allora succede che il suo occhio emette delle lacrime che nascono dalla sua disperazione, dalla sua opinione apparente di aver perso i suoi figli. Ebbene, il motto, la leggenda ci dice che dalle lacrime nascono gli uomini. Quindi, come possiamo vedere,
che da Remit, le lacrime, nasce Remt, l'uomo, l'umanità, sempre tutte sottese da un qualche cosa che ha strettamente a che fare con l'occhio. L'occhio, l'occhio di Ra in questo caso, e successivamente l'occhio di Horus, ha valenze, come abbiamo visto, connesse al verbo. Perché guarda caso, il modo di parlare è figlio, è frutto di certe cognizioni che avevano gli egizi. Quindi ogni cosa, d'altronde anche nel nostro linguaggio capita così, noi non usiamo dei termini senza sapere più perché questo termine ha assunto questo significato e ha assunto questa valenza, ma in realtà l'ha assunta per delle motivazioni specifiche. E in questo caso, appunto, l'umanità e le lacrime hanno una correlazione stretta con un verbo che ha comunque correlazione con il fare, l'operatività, il creare, la creazione, perché l'occhio crea. Le lacrime danno una possibilità di creare con le lacrime che è l'umanità. Quindi vediamo come le incredibili, diciamo, applicazioni pratiche dello simbolo dell'occhio di Ra destro o dell'occhio di Horus sinistro avevano delle radici estremamente profonde e radicate nel pensiero dell'Antico Egitto. Bellissima questa spiegazione e io metto anche il carico da 90, poiché abbiamo dedicato anche qualche puntata precedente, vi invito ad andarla a cercare anche in relazione a quello che è l'RH negativo, RH negativo al quale si in qualche modo accompagnano molti gruppi sanguigni dei faraoni, erano RH negativo e vi invito anche se avete degli amici o se voi stessi siete 0 RH negativo. Io ogni tanto mi diverto con qualche amico. Se andate a vedere, comunque il cranio di per sé è più allungato, cioè anche fra le persone al giorno d'oggi, provate a vedere un po' quelle che sono le caratteristiche fisiche. Io in questa alle volte mi prendono per pazzo, ma riconosco qualcuno, dico tu che gruppo sanguigno sei? Perché? Lascia fare. E poi faccio tutti i miei A parte che, unire. Dimmi. giustamente, come stai dicendo, molti riferiscono che il gruppo 0 RH negativo ha qualcosa di speciale. Alcuni li correlano con una percezione sensoriale, estesica, non dico paranormale, certo non voglio dire che adesso tutti gli zero negativi siano persone speciali, però molti di loro hanno delle caratteristiche diverse dalla maggioranza degli altri. Guarda caso, parlavano anche di quando uno ha certe capacità medianiche o certe anche cose molto semplici di avere percezioni. Di aver già visto di déjà vu o di qualche cosa, dice: guarda, cosa dire, ma tu di che gruppo sei? È zero negativo. Guarda caso, sarà un caso, ma forse potrebbe anche non esserlo. Un'umanità molto antica. Noi ne parliamo anche in correlazione ad Atlantide, ma vi invito a guardare nelle puntate precedenti, perché invece argomento di oggi, quale può essere, ovviamente sarà la prima di una serie, fra l'altro fateci sapere poi nei commenti o anche in chat cosa ne pensate, perché abbiamo molti simboli da approfondire. Io penso che per importanza e per correlazione a quanto detto finora, unirei l'Ankh, no? Sì, Dimmi qua, e sì, tu l'Ankh dici. è un simbolo speciale, un simbolo che mi ha interessato da sempre, è molto molto bello, molto particolare, solo per le funzioni e le caratteristiche. Qui ne vediamo un esempio tratto dalla tomba di Tutankhamon e quindi ha questo aspetto, viene definita anche croce ansata, ha un braccio lungo, due braccetti orizzontali, trasversali e una forma d'occhiello. In questo caso ci sono delle decorazioni anche all'interno. E il simbolo dell'Ankh è estremamente antico, tant'è vero che poi vedremo una diapositiva fra poco che ci fa capire come era già presente e non c'è da stupirsi, addirittura nel periodo protodinastico ci sono già delle raffigurazioni. Tra l'altro queste raffigurazioni del periodo predinastico, quindi molto antiche, avevano una forma e delle caratteristiche un po' diverse da quelle a cui siamo abituati. Evidentemente c'era stata una evoluzione nel pensiero e nella raffigurazione di questo Ankh. L'Ankh in generale viene abbinato a tutti i concetti del vivere, della lunga vita. Da notare che non è una vita eterna, perché in generale, anche se viene, diciamo, spesso abbinata a un concetto di eternità, gli stessi egizi erano consapevoli che anche in Eteru, questo anche era peraltro presente anche
nei simboli di altre culture, non a caso anche l'ebraica, per esempio, era anche abbastanza correlata a una lunga, lunghissima vita, ma non l'eternità. E quindi aveva delle caratteristiche in una serie di formulazioni in questo senso. Tant'è vero che adesso vedremo da dove nasce, faremo proprio un excursus per vedere le incredibili applicazioni di questo anche, di questa chiave della lunga vita. Questo è una raffigurazione tratta da un libro di un egittologo canonico, diciamo considerato abbastanza bene ma non benissimo, che è il Wallis Budge. E questa è un'immagine tratta appunto dal suo dizionario che ci fa vedere alcune possibilità linguistiche di applicazione del termine anche. In questo caso, l'anche è abbinato al concetto di una lunga vita e nell'ambito di una mentalità di affabilità, di colloquiazione, di colloquialità molto evidente da parte degli egizi, che erano un po' formali ma anche gentili quando si incontravano, l'anche viene abbinato di solito ad altri simboli. Adesso li vedremo in qualifica successiva. Quindi abbiamo visto che era un invito in queste formulazioni a tre simboli che adesso andremo a vedere, correlate a un modo di incontrare una persona e dire, come noi diciamo adesso: ah, ma quanto tempo è che non ti vedo, ma come stai? Tutto bene? Come te la passi? Ma mi auguro che ti possa stare bene, che non possa avere particolari problemi per il futuro. Questo aspetto fa sì che raffigurare l'anche in queste triplette che abbiamo visto prima e che magari adesso torneremo a vedere, aveva un valore evocativo. Tant'è vero che questo ha, e tanto per cambiare, non ci stupiamo, una riverberazione nel linguaggio comune, in un modo assolutamente impensato. Perché? Abbinare in certe formulazioni da incontro, diciamo così, del linguaggio comune, dire anche, e poi lo veniamo ai tre simboli, che gli altri due simboli che venivano associati, era un invito, una esortazione, una speranza, un bene augurio nei confronti della persona che veniva incontrata in quel momento. Per cui augurare anche a una persona che si incontrava è come dirgli: ma che tu abbia una lunga vita abbinata ad altri simboli, cioè non soltanto una lunga vita, adesso vedremo anche che cosa abbinavano in questo modo di interfacciarsi in maniera completa con l'animo umano. Ebbene, una traduzione possibile, corretta, di questo influsso, di questo approccio dell'anche, è il congiuntivo esortativo del verbo vivere, che noi possiamo coincidere nel che tu possa vivere, o se lo semplifichiamo in viva. Viva, che è una parola del linguaggio comune che ha preso anche altri significati, esclamativi in un certo senso, perché noi che per stigmatizzare e compattare tutto, noi viva lo scriviamo con la W, che in realtà la W in questo caso è una V semplice che viene ribadito dal viva. Ci mancano le due vocali, guarda caso come facevano gli egizi, che non mettevano le vocali, quindi scompariva. Chiaramente è un linguaggio italiano, quindi è un'estrapolazione che lascia un po' il tempo che trova, però la W è una sintesi estemporanea per dire VV, cioè viva. Quando noi vediamo che poi questa cosa è entrata nel linguaggio comune molto concretamente in applicazioni del tipo per un partito politico, per una squadra di calcio, per una persona in cui diciamo viva e poi il nome della persona o dell'entità, è chiaro che questa cosa è una valenza di cui noi abbiamo completamente perso il significato, ma si rifaceva appunto all'anche usato in questo modo di affabilità, cioè di incontro e di positività. Noi ricordiamo per esempio che ci sono anche delle radici patriottiche italiane, soprattutto in questa applicazione, perché Viva Verdi non era soltanto nel periodo risorgimentale un'applicazione riferita a un apprezzamento per il compositore musicale, ma era un acrostico dove Verdi era Vittorio Emanuele Re d'Italia. Quindi era già un patriottismo anti-austriaco in cui si servivano appunto del termine viva, che abbia una lunga vita. Noi abbiamo perso le radici semantiche di questo significato, però queste radici hanno matrici egizie.
dove questa cosa ha una valenza molto precisa riferito a un augurio, che tu abbia una lunga vita, che tu possa campare a lungo. E se noi vediamo le raffigurazioni, se torniamo alla diapositiva dell'egittologo, che metto anch'io ingrandita così la vedo meglio, ecco, che cosa vuol dire Ankh? Anche vuol dire appunto vivere, stabilire. Però in questa frase, quando viene abbinato allo scettro Was, quella specie di forcella con l'andamento, diciamo, con quella specie di manico lievemente obliquo, e soprattutto al pilastro Jed, vuol dire appunto vita, stabilità e prosperità. Tant'è vero che se poi si aggiunge altri simboli facente parte tutti di questa ritualità da conversazione, che ripeto, poi alla fine è diventata una cosa formale, ma le radici storiche, culturali e concettuali di questo auguravano un benessere generale a chi si incontrava, proprio in senso antropologico e umano molto profondo. La riga di sotto noi vediamo che compaiono anche degli altri simboli, dove quella specie di canestro a valore del neb, che significa ogni oppure tutta, e quindi cosa c'è scritto? Vita, tutta prosperità oppure ogni prosperità, ogni stabilità, ogni salute e gioia del cuore. Ma che belle queste immagini così piene, di onnicomprensività, che poi ripeto, magari sono diventate solo formali, solo di un qualche cosa che ha perso le radici, ma hanno dei profondi efflati di condivisione dal punto di vista spirituale ed umano. Se noi vediamo quello sotto, il secondo Ankh, noi vediamo addirittura che questo abbinamento che noi abbiamo visto a vita abbinato a un concetto di tempo, tant'è vero che io ho detto lunga vita. Noi vediamo appunto Ankh, poi lo scettro Was e quel simbolo che è Jet, che vuol dire eternità, lunghissimo periodo di tempo. E infatti cosa dice l'egittologo? Ci dice vita e contentezza, gaudio, cioè prosperità o stare bene per sempre. E se noi vediamo ancora sotto il terzo Ankh, noi vediamo che c'è quei due simboli, che uno è il simbolo di Ujjah, prosperità, stare bene, essere in gamba, avere validità, avere forza, e se la S, quella specie di gancio, è il simbolo della S che sta per la prima parola, la prima lettera del termine Seneb, salute. Quindi questo augurio non era soltanto e che tu viva, ma che stia bene, che sei forza, che sei felice di te stesso, che sei con la piena corporeità dello stare bene. Quindi veramente un qualche cosa veramente a 360 gradi, e questo sicuramente è un qualche cosa molto positivo. Ma se passiamo alla diapositiva 3, noi vediamo come era partito l'Ankh, come raffiguravano inizialmente questa chiave gli antichi egizi. Questa è una raffigurazione che ci proviene da un re della prima dinastia, in cui nel riquadro rosso noi vediamo questa raffigurazione di questo Ankh, perché che cosa ci dicono gli egittologi? Non sanno bene che cosa era in principio l'Ankh come oggettistica pratica. È chiaro, noi sappiamo che senso ha assunto poi nel corso del tempo, ma ci sfugge che cosa era. Gli egittologi pensano che potesse essere un nodo fatto con delle corde, una specie, diciamo, di nodo Savoia con una gassa, con un fiocco, in cui c'erano forse le due, diciamo, appendici delle corde che vediamo in basso. E questo fa pensare che non è mai stato trovato, d'altro canto, un Ankh di corda, perché sono stati trovati degli Ankh di legno in qualche circostanza, a volte decorati e placcati d'oro e soprattutto di metallo, principalmente di metalli preziosi, ma non è da escludere, secondo me, è tutt'altro che trascurabile, che spesso siano stati trovati degli Ankh di rame. Quindi qualche cosa che ha un forte potere conduttivo, come d'altro canto di conduttivo dal punto di vista della corrente energetica, come peraltro capita per l'argento e oro, che sono metalli preziosi, ma hanno anche un ottimo potere conduttivo. Se vediamo alla diapositiva 4, noi vediamo appunto una raffigurazione di nuovo che ci fa capire la testa di questo faraone, che non è importante sapere chi è, e troviamo appunto questa frase retta
dal lato destro verso il lato sinistro, che comincia col simbolo di Ankh, e poi ci viene detto che è presente il pilastro Jed, quindi stabilità, lo scettro Was, quindi potenza e manifestazione, e poi compaiono due simboli. Guarda caso, li troveremo molto spesso questi simboli abbinati all'Ankh, perché il primo è il simbolo del disco, cioè del disco di Ra, della divinità suprema, è quella specie di borraccia con il fiocco, che significa Mi, è espressione di come. Quindi vuol dire che una lunga vita, una stabilità e una fortezza come il dio Ra. Quindi era il massimo auspicio che si poteva desiderare, e sembra che i faraoni lo facessero realmente questo, che veniva augurato un qualche cosa che rendeva l'uomo simile al Neteru, cioè l'uomo è come Dio. Chiaramente non era un'espressione da prendere assolutamente alla lettera, ma con una certa cosa che facevano gli dèi al faraone, soprattutto quando questo aveva appena preso la possibilità di governare, questo essere simile alla divinità, al dio Ra, qualcosa di significativo poteva volerlo essere. Se passiamo alla diapositiva 5. Cioè, scusami se, Massimo, se posso mettere un accento, nel senso che l'hai detto in maniera molto elegante, ma c'era una qualche pratica per cui non si esclude che si allungasse un po' la vita? Certamente, è proprio questo il punto. Adesso infatti lo andremo a vedere. Esattamente questo che ti dico. Allora, se vediamo questa diapositiva, noi vediamo, è un faraone, in questo caso è il faraone Sesostri del Medio Regno, noi vediamo che si sta quasi per essere abbracciato dal dio Ptah, che sta a sinistra e il faraone sta a destra. Noi vediamo nel riquadro blu una frase analoga a quella di prima. Il primo simbolo in alto era un inedito, che vuol dire gli venga data, gli venga concessa, poi scendiamo dall'alto verso il basso e troviamo di nuovo la lunga vita, il pilastro Jed, quindi la stabilità, il suo essere forte come il dio Ra. Quindi si sta parlando del faraone che gli viene concessa, gli viene data quasi come una concessione speciale. E non dimentichiamo, per esempio, che anche il Noè dei Sumeri, che quindi nella sua fase, ce lo parliamo dell'epica di Gilgamesh, quando veniva detto appunto che il Noè sumero aveva, diciamo, illuso, un po' frastornato gli dèi, che dovevano praticamente desiderare, almeno Enlil voleva desiderare la sua morte. E a un certo punto poi incontra gli dèi, e cosa gli viene fatto? Gli viene fatto dono della lunga vita. Quindi anche qui vediamo che, incredibilmente, paese che vai, lunga vita donata dagli dèi che trovi, noi troviamo degli elementi comuni. Quindi evidentemente qualche cosa che facevano gli dèi agli uomini dava come risultato questa cosa. Se noi vediamo nel riquadro rosso, vediamo quella frase che abbiamo visto nell'esempio citato dall'egittologo, perché anche lì, partendo dall'alto verso il basso, vediamo i soliti simboli, cioè la lunga vita, la stabilità e la prosperità in totalità, il suo essere sano, la salute sempre stabile, il suo essere felice di gioia, e poi cosa arriviamo? Per il re dell'Alto e Basso Egitto, e nel cartiglio il nome del faraone. Quindi che tutto questo venga dato alla divinità stessa, dalla divinità stessa appunto all'uomo. Se noi ci spostiamo adesso, facciamo una carrellata e vediamo che tutti i faraoni, quando venivano incoronati, che assumevano il titolo di faraone, avevano evidentemente un qualche cosa in cui veniva usato l'utilizzo dell'Ankh, non più solo in una posizione standard, che noi vediamo essere quella definita di riposo, cioè di non utilizzo, perché questo è un qualche cosa di cui gli stessi egittologi si rendono conto. E alcuni, un po' imbarazzati, ammettono che l'Ankh ha due posizioni di utilizzo. Una, quella potremmo definirla appunto di riposo, di esibizione tranquilla, l'altra in funzione operativa. E in questa diapositiva, nel numero 6, tratto dalla tomba di Tutmosi IV, noi cominciamo a vedere come veniva usato l'Ankh in posizione operativa. Noi vediamo la duplice immagine del faraone, che è quello non con la testa
diciamo, contato da sinistra, il primo e il terzo, il faraone viene ritratto due volte, in seconda posizione da sinistra c'è il dio Anubi e in quarta posizione c'è la dea Hathor. E noi vediamo che l'Ankh veniva usato in un certo modo molto particolare, mentre invece in altre circostanze, noi lo vedremo poi nella diapositiva 7 su cui non andiamo ancora, e in altre, di solito veniva usato in posizione di riposo tenendolo per l'occhiello. In questa posizione era come se fosse usata una pistola con la sicura, cioè non era operativo tenendolo, si faceva vedere che c'era, era un elemento distintivo per l'80-85% dei casi, esclusiva pertinenza della divinità. In qualche raro caso, come segno di stima da parte del faraone stesso, che aveva ricevuto questo dono della divinità, lo poteva usare anche lui, ma sempre solo in posizione di riposo, tenuto per l'occhiello. La posizione operativa era questa. Quindi sia la dea Hathor che il dio Anubi prendono l'Ankh per il lato lungo in una posa molto precisa, descritta, e ne vedremo diversi esempi, ma molto molto attentamente dagli egizi, che con una finezza e una precisione e delicatezza, perché l'Ankh era evidentemente una cosa piccola e anche delicata, anche se possiamo ipotizzare dalle dimensioni che aveva, forse una cosa lunga tra 10, 12, 15 centimetri al massimo, la prendono tra pollice e indice per il lato lungo, la sistemano al centro, diciamo, del volto del faraone in posizione che oscillava tra 10, 15, 18, 20 centimetri di distanza, dal basso verso l'alto, con una inclinazione più o meno stabile, che oscillava tra i 10 e i 15 gradi. A questo punto devo dire che quando io ho parlato di queste cose qui, in questo modo, un egittologo, o quantomeno un egittofilo, mi ha trovato a ridire che diceva questa angolazione non era sempre questa. E ho capito. Il discorso è, dobbiamo valere per livello statistico, perché se io nel 75-80% dei casi l'inclinazione dell'Ankh dal basso verso l'alto in posizione centrale verso questa zona che adesso andremo a vedere, perché gli stessi egizi sono molto precisi a dire come doveva essere usata e cosa doveva essere fatto, è chiaro che se l'85% dei casi l'Ankh è a inclinazione dal basso verso l'alto di 10-15 gradi, è chiaro che o manca lo spazio, o sapevano che c'era un qualche cosa che doveva essere fatto, ma si era perso le dimensioni dell'angolo da usare, o perché non c'era sufficientemente spazio, oppure perché il pittore che storiava le immagini sapeva che doveva fare una certa cosa, ma non gli veniva bene l'angolo. È chiaro che ci può essere una certa fluttuazione statistica, ma è evidente che il 75-80% dei casi l'inclinazione dell'Ankh è tra 10 e 15 gradi dal basso verso l'alto in posizione centrale. Questo come inciso sull'appunto che mi è stato fatto in generale. Quindi noi vediamo che l'Ankh, quando veniva usato in un certo modo, veniva usato dalla divinità che bloccava, fermava, lo vediamo un po' come fa con Anubi, quello sul lato sinistro, che ferma, come dire, stai fermo al faraone perché ti devo fare questo trattamento e tu devi essere fermo, come quando si va dal dentista che dice guardi, apra e stia fermo perché devo lavorare col bisturi. E se, col bisturi, col trapano, e se lei si muove, viene fuori un problema. Passiamo alla diapositiva 7. La diapositiva 7 è il nostro beneamato Tutankhamon. Noi vediamo appunto che lo stesso trattamento gli viene fatto appunto dalla destra, dalla dea, in questo caso è sempre Hathor, che gli fa questo trattamento sempre con l'Ankh tenuto dal basso verso l'alto in direzione verso il naso, e Anubi in questo caso non ha l'Ankh, ma ha un effetto protettivo, quasi avesse un qualche cosa come dire: guarda, ti stiamo attivando, ti stiamo facendo qualche cosa, stai tranquillo perché non ti succede niente, anzi ne avrai un vantaggio. Se noi vediamo le due divinità, sia a destra che a sinistra, tengono in mano l'Ankh in posizione di riposo. Quindi vediamo che la dea di destra, Hathor, ha l'Ankh nella mano destra in posizione operativa e nella mano sinistra in posizione di riposo.
Quindi noi vediamo nella stessa figura la duplicità di utilizzo dell'anche. Se passiamo alla diapositiva 8, vediamo qui una raffigurazione di nuovo di Sesostri, dove vediamo una serie di altre informazioni. Quello alla sinistra è la divinità, quello alla destra è il faraone, che viene tenuto per mano. Quindi un qualche cosa che crea un contatto, che ha una valenza di rinfrancarlo, di dire tu ormai sei uno di noi. Alcuni hanno detto, e non si può escludere, che abbia anche una trasmissione di certe energie vibrazionali che dalla divinità possono passare all'uomo con il contatto, e noi sappiamo quanto la mano, noi vediamo per esempio i mudra dell'ambito indù, quanto sono vettori di energie vibrazionali e di qualche cosa che ha un qualche cosa di profondamente coinvolgente l'animo umano. Noi vediamo nel riquadro rosso la scritta, gli venga data la vita a lui, la lunga vita a lui. Bene. Noi vediamo a questo punto un qualche cosa che non capita sempre, che come conseguenza dell'irradiamento o dell'applicazione dell'anche effettuato dalla divinità di sinistra, Sesostri nel riquadro nero tiene l'anche in posizione di riposo. E l'anche in questa posizione sarebbe tipico della divinità. Quindi un qualche cosa che fa capire che in conseguenza di questo trattamento, Sesostri è diventato come gli dèi, perché chi detiene l'anche in posizione di riposo è come gli dèi. Se noi vediamo invece nel riquadro blu, noi vediamo un'altra frase molto simile e che diventerà ricorrente, perché adesso ne vedremo tante, che quando il faraone subisce il trattamento dell'anche gli capita qualcosa, perché dice di nuovo la lunga vita, la stabilità, c'è un segno di abrasione che forse si è lì, c'era lo scettro Was, quindi la potenza in questo senso, e poi viene detto che diventa come Ra per l'eternità. Quindi di nuovo una frase simile a quella successiva, precedente che abbiamo visto. Se vediamo la figura 9, abbiamo un cliché che ormai abbiamo imparato a considerare. Questo qui lo vediamo dal cartiglio e Amenofi II, la dea a sinistra è Hathor, e cosa fa la dea? Gli prende la mano, in questo senso, e non gliela tiene per la mano, per il palmo della mano, gliela tiene per il polso. Ora, noi potremmo dire sì, è una semplice varietà di iconografica di rappresentazione, ma anche qui le valenze di tenere la mano per il polso ha un qualche cosa che ha più funzioni. La prima è quello di stare fermo, la prima è quello di avere un contatto, però tenerla per il polso invece che per la mano potrebbe anche avere delle ulteriori valenze di trasmissione di energia vibrazionale in questo senso. Se noi vediamo la diapositiva 10, vediamo qualche cosa. Già nella 9 avevamo visto qualcosa, ma nella 10 lo vediamo a due livelli. Sempre la Dea Hathor, sempre Amenofi II, riceve il trattamento dell'anche, sempre in questo caso il pittore non è stato molto preciso perché qui l'angolo è molto più basso, qui siamo a un angolo di circa 5-10 gradi, mentre dall'altra parte, nella 9, era molto più evidente. Noi vediamo che la mano sinistra della mano della dea Hathor è stranamente lunga, perché se vediamo spunta e gli va a toccare la punta della spalla del faraone dall'altro lato a sinistra. Quindi noi possiamo dedurre, mamma mia, ma quanto è lungo sto braccio della dea Hathor che dalla spalla arriva fino a toccare la spalla dell'altro lato da parte di Amenofi? Evidentemente questi dei forse avevano le spalle lunghe, cioè le braccia lunghe. E d'altro canto, se noi vediamo la figura del faraone e vediamo le sue braccia, soprattutto quella che è sul lato destro, cioè la sua sinistra, e vediamo l'altezza del gonnellino, che portavano come emblema appunto delle loro caratteristiche del vestito, vediamo che la mano sinistra arriva quasi fino all'altezza del ginocchio. Questa cosa in un umano tradizionale non c'è, noi non abbiamo le braccia così lunghe nella norma della popolazione, quindi voleva dire che anche qui forse per diciamo magia descrittiva iconografica, evidentemente il faraone per somigliare di più agli dei, in questo caso in etero, in questo caso la dea Hathor, che se, ripeto, dalla sua parte arriva a toccare la spalla dell'altro lato del faraone, aveva un braccio molto lungo,
probabilmente avevano delle braccia più lunghe del normale. Se passiamo alla diapositiva 11, vediamo ancora qualche altra cosa, ancora di più e ancora meglio. Questo qui è Seti I, che riceve questo irraggiamento da parte del dio Ra. E cosa vediamo? Vediamo la parte sinistra, dove viene fatto il trattamento operativo con l'Ankh. Ma la cosa interessante è quello che capita con l'altra mano, perché l'altra mano gli viene messa senza toccarlo, ben inteso, a breve distanza dalla nuca, con la mano aperta, quasi che fosse un qualche cosa che servirebbe per indirizzare o schermare o qualche cosa senza toccare. Quasi potremmo pensare, con un qualche cosa di potenzialmente tecnologico, un qualche cosa di schermatura e di indirizzo che non esplica soltanto un qualche cosa da leggere come una condivisione, un aspetto di affabilità o di confidenza della divinità nei confronti del faraone, ma sembra avere qualcosa di specifico. Quindi, da una parte, io ti faccio il trattamento diretto dalla testa e dall'altra parte ti metto una mano che quasi è uno schermo, quasi che fosse un qualche cosa per modificare e aiutare il posizionamento di questo. Se andiamo alla diapositiva 12, vediamo appunto una raffigurazione perché queste cose in una parte tardiva nel Nuovo Regno non avvengono solo per il faraone. Noi sappiamo che in origine sembra che la civiltà egizia non fosse solo maschilista, lo sia diventato successivamente. E qui vediamo la regina Nefertari, la moglie del Ramses II il Grande, che nella sua tomba riceve l'onore di anche lei ricevere il trattamento con l'Ankh da parte della dea Hathor, che sta appunto alla sua a destra, e vediamo appunto che riceve questo trattamento. E noi vediamo delle scritte che compaiono, una dietro la dea Hathor che effettua il trattamento tenendo la mano della regina Nefertari, e una a fianco della regina Nefertari, situato appunto dall'altro lato. Noi vediamo che c'è un simbolo uguale. Questo simbolo adesso lo vedremo meglio perché l'egittologo ci fa capire come capitano questi simboli, come debbano essere letti. Dietro nel riquadro blu, dietro la divinità, troviamo questi simboli che dicono Sa Ankh Jed Was, cioè la protezione della lunga vita stabile e duratura. Se noi vediamo invece cosa dice sull'altro lato, e qui cominciamo a vedere l'utilizzo di una preposizione, perché quel cespuglio di fiori che è situato in basso è una preposizione. Noi vediamo gli stessi simboli di prima nel riquadro rosso, cioè Sa'anch, che vuol dire la protezione. Potremmo vedere anche in un'espressione molto bella come traduce l'egittologo Bagge, forse mettendoci anche un efflato particolarmente mistico quasi. Comunque la protezione della lunga vita. Quel simbolo si legge ha e vuol dire dietro o intorno. E poi c'è scritto la preposizione, cioè il pronome lei, dietro di lei. Quindi vuol dire la protezione della lunga vita dietro o intorno a lei. È chiaro che essendo questa scritta situata dietro la regina, è molto facile pensare che quella preposizione abbia il valore di dietro. Quindi vuol dire che in conseguenza dell'irraggiamento compiuto dalla dea Hathor sul naso verso il naso della regina, dal basso verso l'alto con i famosi 10-15 gradi di inclinazione, comporta che lo stesso simbolo che ha la dea alle sue spalle, quasi che fosse un qualche cosa connessa col suo aspetto posteriore. Noi vediamo che c'è la colonna vertebrale e noi sappiamo quanto l'energia Kundalini nella mitologia e nell'epica degli Hindù abbia dei valori connessi con l'emissione di vibrazioni e di, diciamo, sensazioni molto forti e molto capaci che dalla zona del sacro, della cintura, e guarda caso queste immagini compaiono proprio nella parte bassa, dove c'è la regione del dell'osso sacro e dove c'è la cauda equina, comporta che in conseguenza di questo irraggiamento, la protezione della lunga vita che aveva la dea viene passato alla regina perché dice ce l'ha dietro di lei. Quindi questa attivazione fatta dal davanti,
verso il naso, dal basso verso l'alto, comporta che cambi qualcosa nel suo retro, dove c'è appunto la colonna vertebrale, dove passa appunto questa energia. Se noi vediamo la diapositiva 13, noi vediamo appunto quel simbolo che abbiamo visto prima, il simbolo di Sa, che dice protezione, un oggetto che dà e riceve protezione. Ma se vediamo la locuzione sotto, troviamo il simbolo di Sa e il simbolo di Ankh, e c'è scritto il fluido della lunga vita. Quindi un qualche cosa di molto specifico e molto particolare. La diapositiva 14 potremmo anche tralasciarla, non è particolarmente significativa, è Horemheb che ci fa capire che qualcosa dietro di lui lo rende signore come il dio Ra. Abbiamo detto, sembra, ripeto, sembra dalle immagini che abbiamo visto finora, che l'Ankh sia posizionato dal basso verso l'alto a 10-15 cm di distanza in direzione del naso. In direzione del naso. Ma gli egizi non ci hanno mai detto niente su cosa era e come funzionava questo? Lo vediamo nella diapositiva successiva, che è la 15. Guarda caso, tanto per cambiare, ci viene in aiuto quella prima. Quella prima. Chiedo la regia. Ecco, questa qui. Questa è un'immagine, guarda caso, ci viene in aiuto da Tutankhamon. È una raffigurazione della dea Nut, della dea del cielo, che sembra in questo caso non ha l'Ankh. Ma adesso lo vedremo, che invece i geroglifici parlano chiaro in questo senso. Sembra che renda omaggio a Tutankhamon, che ha un bastone da passeggio, e qui sarebbe un perché lui aveva un bastone da passeggio che non è uno scettro, è un bastone da passeggio, perché evidentemente era capitato qualcosa per cui lui doveva servirsi di un bastone nella parte conclusiva della sua pur giovane vita, mentre nella mano sinistra detiene l'Ankh. Se noi guardiamo più o meno sopra la testa della dea di sinistra c'è un'iscrizione geroglifica. Se noi adesso andiamo a vedere la diapositiva 16, la vediamo questa iscrizione geroglifica. E che cosa ci dice? Innanzitutto, nel riquadro verde vediamo chi è questa signora, perché c'è scritto che è la dea Nut, cioè la dea del cielo, signora del cielo e madre degli dèi. Benissimo, lo sapevamo anche che erano tutti degli appellativi. Ma che cosa dice di questa signora? Se noi vediamo nel riquadro rosso, troviamo qualche cosa che abbiamo già visto, perché nella parte alta vediamo gli venga data la salute, e nella parte bassa della colonna di destra, e poi troviamo il simbolo dell'Ankh, la lunga vita. Nel riquadro giallo troviamo una soluzione al nostro problema, perché la bocca è espressione del moto a luogo, corrispondente all'inglese tu, che ha significato sia della proposizione finale, con l'intento, con lo scopo di, sia il moto a luogo in direzione di. Quello che viene dopo c'è scritto il tuo naso. Quindi la dea ci sta dicendo che gli venga data la salute e la lunga vita in direzione del tuo naso. Poi viene aggiunto per il tempo dell'eternità, che in realtà è un modo molto encomiastico, molto, diciamo, ridondante che avevano gli egizi, ma era una lunga vita, non era per l'eternità, perché in natura loro ne erano consapevoli. Tutto si crea, tutto si distrugge, niente è eterno, tutto si trasforma. Ebbene, nell'entro di quadro giallo troviamo Re Khent Kheh, cioè verso il tuo naso. Da notare che mi è stato fatto notare, sempre indirettamente dall'egittofilo, che secondo lui, io adesso ho fatto una supposizione di che cosa poteva essere il bersaglio potenziale come ipotesi di lavoro dell'attivazione data dall'Ankh. E lui mi aveva detto che in realtà nel testo, in un testo che sono andato poi io a trovarmi, c'era scritto che andava verso, che andava nel naso. E si rifaceva in questo ambito a una descrizione di quando viene data la vita nell'Antico Testamento, nel libro della Genesi, in cui viene detto che il soffio della vita eterna entra anafim, cioè la parola ebraica che vuol dire narici, col plurale maschile per dire narici, cioè entro il naso. Però non si ferma lì, perché se no avrebbero usato la proposizione della civetta oppure delle pastoie, che ha significato di dentro
il naso, stato in luogo. Invece usano la bocca che ha finalità di verso, in direzione di. Quindi vuol dire che l'anche è in direzione del naso, ma non è assolutamente detto che la cosa si fermi lì. E questo è comunque sicuramente interessante, perché se noi guardiamo questa diapositiva, che è l'ultima di quella che riguarda l'anche, è un qualche cosa che, se noi vediamo, dando per acclarato quello che è l'85% delle inclinazioni che abbiamo visto nelle raffigurazioni egizie, in cui l'anche veniva usato in direzione, e ne abbiamo avuto una conferma dalla tomba di Tutankhamon, dal basso verso l'alto a 10-15 gradi di inclinazione verso il naso, non dentro il naso, che cosa c'è sulla linea che può incontrare a livello di anatomia cerebrale, di anatomia topografica, la possibilità che sia un qualche cosa che attivi un qualche cosa. Ebbene, noi abbiamo la possibilità, quasi sulla stessa diagonale, questo è molto significativo, posso assicurare dal punto di vista medico, ipofisi, ipotalamo ed epifisi, che guarda caso sono tre signori organi che, diciamo, hanno una gestione, l'ipofisi e l'ipotalamo, assolutamente importante su tantissime funzioni, sulla secrezione ormonale. Noi sappiamo l'ipofisi che ha una funzione che regola la trasmissione degli ormoni che vanno ad interagire con tutto il metabolismo del nostro corpo. L'ipotalamo regola il ritmo sonno-veglia e regola il ritmo dell'alimentazione, del senso della fame, senso della sete. Tant'è vero che si pensa che se uno dovesse fare una stimolazione dell'ipotalamo, che a sua volta governa l'ipofisi, noi avremo la possibilità di regolare il senso della fame e della sete in una funzione di miglioramento della fisiologia umana in una certa direzione. Ma guarda caso, questa cosa, perché è su quella diagonale, è in direzione anche dell'epifisi, della ghiandola pineale, del famoso terzo occhio, che lavorando sul triptofano, che è un aminoacido molto importante, che è alla base della componentistica riferita alla melatonina, che è l'ormone che regola il ritmo sonno-veglia, che regola una, diciamo, abbinamento su quello che è la funzione del sistema immunitario, che è in grado di regolare a sua volta l'ipotalamo, che, come abbiamo visto, è in grado di regolare l'ipofisi. Quindi il terzo occhio, l'epifisi, ha delle caratteristiche molto rilevanti, perché è anche alla base della secrezione di possibili endorfine, che sono alla base del meccanismo di regolazione e di controllo del dolore e possono interferire come mediatori chimici di molte altre informazioni. E d'altro canto, questa cosa, se ha un interferimento con il midollo spinale, che è l'interno che parte dalla caude equina, cioè la parte bassa dell'osso sacro, e sale intersecandosi come l'energia Kundalini fino ad arrivare all'altezza della cervicale, e tramite l'atlante entra dentro il cervello, in questo senso avremo una conferma, possibilità di lavoro sicuramente non certa, che questo irraggiamento abbia delle ripercussioni su tutto il nevrasse, a partire dalla colonna spinale a livello del sacro, perché guarda caso, proprio a livello del sacro ricordiamo quello che succedeva nelle iscrizioni, perché veniva detto il fluido, cioè la protezione della lunga vita dietro di lui o di lei, lo rende signore come il dio Ra. Quindi un qualche cosa che subentrava, che guarda caso gli egizi nella loro precisione mettevano che partiva dalla parte posteriore all'altezza della colonna, diciamo della cintura, quindi in zona del sacro, e per scriverlo bene scendevano fino all'altezza dei piedi, avevano una possibilità di interpretazione in questo modo. Probabilmente loro non riuscivano a capire questo, e probabilmente, come molte, molte altre cose, gli era stato detto. Quindi l'irradiazione dell'anche in funzione operativa evidentemente aveva un qualche cosa che attivava qualcosa di energetico, arrivava qualcosa di vibrazionale che aveva ripercussioni su tutto il corpo. E guarda caso, epifisi, ipotalamo e ipofisi hanno ripercussioni su tutto il corpo. Bene, e fra l'altro abbiamo preso due dei diversi simboli che
che analizzeremo insieme, ragion per cui, se vorrai, Massimo, riprenderemo sicuramente il discorso. Questi sono solo Certo. due, ma è già venuto fuori delle belle. Fra l'altro, proprio l'Ankh viene anche denominata chiave della vita, chiave di Iside, Esatto. quindi sono varie, in E qualche modo guarda nomi. che anche lì non è un caso che viene detto chiave della lunga vita, perché se intendiamo che l'accesso dalle narici, tra l'altro, finisco questo perché poi c'ho tante di quelle cose da dire, come capisci che ogni tanto me ne scappa qualcuna. Come facevano il rituale della imbalsamazione a livello cerebrale gli antichi egizi? Facevano tramite un uncino, sfondavano dalla cavità nasale lo sfenoide e l'etmoide, che sono più o meno situati all'interno di questa parte, e tramite le narici tiravano giù tutto il cervello. Ora uno dice, è una pratica anatomica, perché così il volto, teoricamente, perché chiaramente c'è lo sfondamento del cadavere a livello sfenoide e etmoide, però l'integrità del cranio veniva confermata e quindi consentiva una mummificazione. Però, guarda caso, sembra quasi che l'anche entri dalla cavità nasale e segua questa linea che abbiamo detto che ha come potenzialità di bersaglio un qualche cosa che è situato nel centro del cervello e forse come atteggiamento rituale, forse non disgiunto da un assetto pratico connesso al rituale dell'imbalsamazione, veniva tirato, cioè da una parte lo attivo e quando non serve più lo tiro via da lì. Potrebbe essere un caso, potrebbe non essere un caso. Quindi un qualche cosa anche lì di significativo in questo senso. Molto interessante, Massimo. Io direi riprendiamo l'argomento in un'altra puntata, ma visto che qualche giorno fa, per chi segue la linea temporale dei nostri contenuti, si è parlato anche di Zaki Awas, se ti va mettiamo il carico da 90, perché così ribadiamo quella che è la nostra posizione nei confronti di quell'individuo. Sì, e guarda, non è una novità, infatti non mi stupisce che nel corso della, diciamo, conferma dello scoprimento, si fa per dire, di quel nuovo condotto di 9 metri col soffitto a spiovente e che apre una qualcosa di cui poi andremo a parlare in altre volte, su quelle che sono le camere nascoste, cioè nascoste, le camere sopra la camera del re, di quelle che vengono definite le cinque camere cosiddette di scarico, che di scarico non hanno proprio niente. E quando lo Zaki Awas dice, è stata la scoperta epocale del nostro secolo, e il signore ha un po' il vizio che quando dice che vuole comunicare una nuova scoperta. In realtà le scoperte sono state fatte molto, ma molto tempo fa. Come è successo, per esempio, 15-20 anni fa, quando lui ha detto, dicendo: guarda, ho scoperto la tomba di Osiride sotto la camera del faraone, scusate, della camera della grande piramide. E in realtà questa cosa l'ha detta Metti nel 95-96, in quegli anni lì. In realtà questa cosa era stata vista molto, ma molto tempo prima. Quindi lui ogni tanto tira fuori, spacciandole come cose dell'ultimissima generazione, cose che sono state già esplorate e verificate da molto tempo. Per esempio, io dico: non lo so che cosa c'era in quel condotto di 9 metri in cui hanno fatto la scoperta, perché secondo me probabilmente era vuoto, ma se casomai non fosse stato vuoto e ci fosse stato qualcosa, l'hanno fatto scomparire da tempo. Perché questa cosa, secondo me, e non è la prima volta che Zaki Awas fa così, perché è inserito in un sistema, poi lui è un po' istrionico, ha piacere di racimolare quando magari appena c'è qualcosa di teoricamente nuovo, e dice magari lui questa cosa ce l'aveva già da un po' di tempo, dice: ah, guarda, l'ho scoperto, aspetta un po' che lo dico. Quando lo dicono gli altri, dice: ecco, guardate che cosa abbiamo scoperto, che cosa ho scoperto io. Quando in realtà l'hanno scoperto gli altri, e come è già successo in passato, già molti anni prima. Quindi non è nuovo che lui se ne esca per dire: guarda, è una cosa nuova che è venuta fuori, perché lui ce l'ha un po' caratteristiche, come se fosse
un canestro di scoperte in cui lui se le gestisce poco per volta, perché se le dicesse tutte in una volta, dicesse: "Oh, guarda, pazzesco, meraviglioso", cose, e poi lui dice: "Adesso ne è stato scoperto tutto, non c'è più niente". In realtà ne dà poco per volta, perché poi lui si tira bene su, viene molto richiamato, ha delle manifestazioni di approvazione e conferma il suo ruolo, perché ricordiamo che qualche tempo fa, con i cambiamenti politici dell'antico Egitto, lui se l'era vista un po' brutta, eh? Noi ci dimentichiamo che avevano dovuto quasi scappare perché sembrava che gli togliessero anche la gestione, un po', non dico truffaldina, però un po' molto autonoma che lui aveva sulla Tour di Giza, e che il governo gliela togliesse, e per qualche mese sembra che fosse anche scappato. Poi chiaramente, quando le acque si sono calmate, lui è ritornato ed ha ripreso in pieno la sua funzione di coordinatore. Però ci sono altre figure, diciamo che lui è molto conosciuto, e non è un caso, in ambito occidentale. Ma se noi guardiamo filmati in ambito egittologico di autorità egizie, ci sono degli conservatori e dei curatori sia della zona di Luxor, che teoricamente non è di sua competenza, perché lui si occupa della zona di Giza, della zona del Delta, ma ci sono anche degli altri curatori messi dal governo egiziano, che hanno funzione pari alla sua, che però sono limitati dal governo a gestire la cosa in forma egiziana locale. Lui è quello che ha, un po' perché gli piace, un po' perché gli viene concesso, questa visibilità all'estero, nel mondo occidentale. Quindi, quando si parla dell'autenticità di Giza o di certe cose, ci sono delle altre persone che hanno dei valori e hanno delle conoscenze forse superiori alle sue. Però intenzionalmente, quando c'è da dire qualche cosa, lui è l'uomo della National Geographic, è l'uomo della BBC, è l'uomo di questi grossi enti, diciamo, che gestiscono i documentari e l'informazione scientifica, per cui appena arriva lui ci si ficca a capofitto e dice: "Ah, guardate cosa abbiamo scoperto". In realtà, ripeto, non vorrei dire che secondo me hanno scoperto molte altre cose, che diranno ogni 3, 4, 5, 7 anni, ne trovano fuori un'altra. Scusate, che ho detto queste cose. Allora, ribadisco il truffaldina verso questo individuo in cui parte poi il pellegrinaggio di finti interessati, scientisti, ricercatori del mistero che lo trattano come se fosse il miglior amico. Detto questo, Massimo, appuntamento alla prossima. Io ti ringrazio per questa puntata che vedrà presto, seguite questi schermi, un proseguo perché i simboli da analizzare sono tanti. Direi un abbraccio anche a tutti i fedelissimi veterani abbonati che ci seguono sia in chat che nei commenti. Andremo a leggere anche i riferimenti nei commenti, anzi suggeriteci proprio voi anche tramite commento di quali simboli vorreste sentir parlare, approfondire come abbiamo cominciato a fare oggi, così ci facciamo anche un'idea. Seguitemi e cercatemi sia come Gianluca Lamberti che come facciamo finta che su tutti i social possibili immaginabili. Promo, sigla, grazie a Mesbiti Regia per aver coadiuvato con le immagini. Appuntamento alla prossima. Grazie. Grazie a voi. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono quattro i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21:30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.